Allora, la mia opinione sulle ragazze che accettano o non accettano determinate cose. Mi devo farmi considerare. Chi accetta, bene, chi non accetta, cazzi suoi. Per quanto riguarda un'altra cosa che volevo parlare, sempre sulle ragazze, praticamente non le capisco proprio a certe ragazze, perché si rifiutano di farsi la foto con me indossandosi lo scaldacollo o la bandana e farsi la faccia coperta insieme a me a gangster, ma invece accettano di farsi leccare e odorare i piedi da Peppe Fetish. Praticamente quando Peppe Fetish gli chiede di togliersi le calze e i décolleté, loro eseguono gli ordini suoi, gli ordini di Peppe Fetish, dicendogli ti posso leccarti o dorarti un po' i piedi tuoi, e lei dice sì, ha detto ti levi le scarpe e le calze, e loro dicono sì. Invece quando Chiappia ci dice ti facciamo un selfie, ti posso, ha detto e poi lei mi ha detto, a me vicino a me mi dice non ho voglia di indossarmi, non ho voglia di farmi la foto, ma ne capisco a queste ragazze, accettano più di farsi leccare e odorare i piedi da Peppe Fetish invece di farsi la fotografia gangster con il volto coperto assieme a me. Ma chi vi capisce a voi? Chi le capisce a voi? Praticamente voi preferite una cosa brutta invece di una cosa bella che faccio io. Bah, chi vi capisce? Non c'è. Vi fate leccare. Voi ragazze che vi fate leccare e odorare i piedi da un pedofilo e da un malato. Da un pedofilo e da un malato. Che poi accettate solo. Da lui accettate solo perché lui in cambio vi dà i soldi. Solo perché voi. Con lui accettate solo perché sapete che lui in cambio che voi vi siete fatti leccare o odorare i piedi vi paga pure, vi dà i soldi. Invece quando ve lo chiedo io, vi chiedo ci facciamo la fotografia insieme e voi a me mi dite di no. A farmi la fotografia volto coperta a gangster con me e a me mi dite di no. Cioè non vi capisco proprio quello che fate voi, non capisco proprio. Preferite accettare la passione di Peppe Fetish e non la mia. Cioè non c'è altro che pedofilia di stupazzi. Peppe Fetish è una merda.